Cazzo, non è oggi videoporno! Vabbè. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui è Xenat che parla e oggi siamo qui con un nuovo video e per iniziare una nuova serie su FIFA cazzo. Quindi questa serie non sarà su Ultimate Team, ma bensì prenderemo una cazzo di squadra esistente e andremo a fare una partita così random, così. Adesso vedete il floor schermo, quel tipo di partita. Quindi oggi sceglieremo la squadra che io ho già scelto. È una squadra di merda, ma la prenderò solo per un giocatore. Lui! Simone Zaza, detto anche Master Kebab Italiano. Quindi, dopo tutta questa raffica di cazzate, possiamo proseguire con il video. Quindi partiamo subito con il trovare il nostro primo avversario. Ed ecco che abbiamo trovato la partita con il Deportivo Cruz Azul del Messico. Questi adesso giocano con il poncho. Quindi dobbiamo stare attenti, ancora nascondere la palla. Ecco, cosa nascosta. Sotto. Ed eccolo, Zaza. Zaza si mimetizza insieme ai messicani. Perché Zaza sia che babbaro che tacconista. Tacco, tacco. Perché gli piace il tacco. Ed ecco, Sansone. Per Zaza. Zaza. Zaza solista. Zaza solista. Zaza se li fa tutti. Zaza se li fa tutti. Zaza. Cosa cazzo è successo, Zaza? Cosa cazzo è successo? Tutto fermo, lo scatto era perfetto. È un fuorigioco. È un fuorigioco. Dio, lo stavo falciando. Cazzo, ha menato un. Una camionetta. Brutta esecuzione di questo corner. Consigli, prende la palla. Adesso per Zaza. Zaza ancora da solo. È da solo, Zaza. È da solo. È da solo. È da solo. Occhio all'attacco dell'avversario. Ok. Tider, Tider. La prende Sansone, la fa passare, non passa un cazzo. No, no, il contro. Contropiede no! Il contropiede no! Che cosa? Mi hanno fatto bene. Ma subito parte lui, parte a 300. Chiunque tu sia. Me l'ha falciato, me l'ha falciato. Non ci sono dubbi qui. No, perché è giallo, deve essere rosso. Ed ecco qui. No, faccio tirare a Kebabbo. Perché so che potrebbe minare uno dei suoi kebab da pure. Eccolo! Simone Zaza! Palla che si impenna e finisce a. Ok. Zaza! Riesce a prendere la palla con un guizzo! Con un guizzo se l'ha fatto togliere anche. No. 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 Ok, grandi. Ragazzi. Hai visto? Zaza, da solo. Zaza, da solo. Si chiude il primo tempo. Squadre che tornano negli spogliatoi 1-0 alla fine della prima azione. Ma com'è possibile? Un bello spettacolo, bisogna essere onesti. Si riparte con il secondo tempo. Qui Simone Zaza. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Lo dedicherò a voi. Ottimo intervento. Salgono i compagni per dargli una mano.
Ed eccolo, qui Pinto. No, Berardi. 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 Per Zazza. Per Zazza. Aspetta, il calcio d'angolo. Per Zazza. Colpisce di testa. Tira! Tira! Zazza, ti prego Zazza, sei tutti noi Zazza. Open up my window. Si cazzo! Oh cazzo, partita di nuovo! Torna in po', prova ad andare! Una grande. Ah cazzo, ma stiamo pareggiando! Dobbiamo vincere! Tanto presso in cui non riesce a tenerla in campo! Una fucilata! Grande occasione, prova e verrete! E questo gol rischia di mandare in fumo le loro speranze di promozione. Vedi il momentum everywhere. Berardi. Conquistano un buon pallone al centrocampo. Perdono il pallone. Occhio alle sovrapposizioni. Dai, dai. Non dai. Mi prende per i fornelli. Dai cazzo. Vabbè dai raga, giochiamo seri, non facciamo più cazzate. Cazzo, mancano solo 2 minuti, quindi dobbiamo andare a segnare e basta. Quindi vai, viaggia, 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 viaggia. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Spazio per il cross. Dai, dai. Arbitro che dice che può bastare. Una partita equilibrata, intensa, che è finita, direi, giustamente in parità. Grande equilibrio. Nessuna delle due squadre è riuscita a imporre il proprio gioco. Comunque ragazzi, per questo video è tutto. Se vi piacciono video di questi generi, tipo prendiamo i kebabari e portiamoli alla gloria, porterò altri episodi, naturalmente. Quindi, questo episodio è finito in pareggio, perché... Perché non gli avevano dato il kebab a Zazza. Quindi porterò, non lo so, forse di nuovo Zazza e gli darò un kebab prima di giocare. O porterò un'altra squadra totalmente a caso. Questo episodio è tutto, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace e bella a tutti ragazzi, al prossimo video.